Norman! Dove sei? Norman Price, questo vuol dire imbrogliare! Colpita! Sto morendo di freddo! Vado a prendere il mio cappello! Ecco fatto! Ci siamo quasi! Presto, Elvis! Penny! Venite a vedere che bel fuoco! Che bello, grazie, Sam! Adoro l'odore e il rumore di un bel fuoco scoppiettante. Oh, scusatemi! Oh, no! Scusami, Sam! Fermati, Norman! Voglio tirarti una palla di neve! Perché dovrei fermarmi? Non voglio essere colpito da una palla di neve! Ah, se entro in casa non me la puoi tirare! Chiamiamo Sammy il pompiere! Ecco fatto! Tutto ha ripreso a funzionare! Presto questo posto sarà di nuovo caldo e confortevole! Grazie, ottimo lavoro, Mike! Abbiamo un'emergenza! Un incendio a casa dei Flood! Sembra che sia scoppiato un incendio a casa dei Flood! Un incendio a casa dei Flood! Ma io mi chiamo Flood! Quella è casa mia! Aspettatemi! Fuoco, scusami, papà! Non ti preoccupare, Mandy. L'importante è che voi stiate bene. Elvis, chiudi il gas! Cosa è successo? Cosa stavate cucinando? La sciarpa della mamma di Norman. Oh, ho paura che sia un pochino troppo cotta. Stavolta mi sono cacciato davvero in un mare di guai. Tanto per cambiare, Norman. Portami sopra il treno, Tom! Tranquillo, Sam! Normax, guarda! Ha funzionato davvero! Oh, è un vero UFO! UFO! Alieni! Norman! Mi sto nascondendo dagli alieni! Scusa, Sam! Dobbiamo ritornare al centro di salvataggio e aspettare che la bufera sia finita! C'è troppa neve qui fuori! Ho trovato la neve! Fammi scendere qui, Tom! Davvero impressionante! Un alieno è atterrato sul tetto! Mi dispiace tanto, Sam. Così imparo a mettermi uno scatolone sulla testa. Vuoi dire un casco da astronauta, Garrett? Già. Venite fuori, le nuvole si stanno diradando.
Mi dispiace di averti fatto quello scherzo, James. Non ci avevo creduto, lo so che gli alieni non esistono. Oh sì che esistono, uno è venuto a casa mia ieri notte. Davvero? Sì, era un omino verde con 7 occhi, 11 tentacoli, un paio di baffi viola e... Oh! Wow, l'aurora boreale. L'aurora polare. Non è magnifica? Ve lo dico io cos'è veramente magnifico, che Norman non stia dicendo niente. Un piccolo passo per Norman, un passo da gigante per l'umanità. Mike! Mike! Dove sarà finito? È veramente strano. Voi due sapete cos'è successo a Mike? È andato da quella parte. Correva, era inseguito da un'enorme palla di neve. Cosa? Potrebbe essere stato travolto, magari è ferito. Dobbiamo trovarlo, al più presto. Il pendio è troppo ripido, è impossibile percorrerlo con Jupiter. Hai ragione, Penny. C'è soltanto una cosa da fare. Dammi una coperta, una corda e una bibita calda. È il tuo snowboard, Norman Price. Wow! Ecco il vero campione! Sammy il pompiere è 100.000 volte meglio di Billy Bob Blizzard! Mike, sei ferito? Sam, sto bene, ma ho tanto freddo. Oh. Sta tranquillo, Mike. Adesso calo giù una coperta e del tè per tenerti al caldo finché non troveremo il modo di tirarti fuori di lì. Penny, mi senti? Grazie al cielo, Mike non è ferito. Purtroppo è caduto in una buca. Tom dovrà tirarlo fuori con l'imbracatura. Mi metto immediatamente in contatto con lui. Mike, è appena arrivato Tom. Stiamo per farti uscire, preparati. Sto calando la doppia imbracatura, Sam. Ora va molto meglio. Bene, noi continuiamo a fare un po' di snowboard. Strano il tuo snowboard, Norman Price. Assomiglia in modo sospetto all'asse da stiro di tua madre. Non credo sarebbe felice di sapere come la usi. L'idea è stata sua. No, non è vero, è stata sua. Beh, di chiunque sia stata, mi ha aiutato a salvare Mike Flood. L'idea è stata cosa? Mia. Cosa? Non è vero, è stata mia. Andiamo, Mike. Ti riportiamo a casa. Oh. Vedi, Dilys, Moose non è l'unico a conoscere le tecniche di sopravvivenza. Sì, ma non abbiamo più niente da bruciare. E dobbiamo tenerci al caldo finché non arrivano i soccorsi. Vado a cercare qualcosa nel pulmino. Ecco, prenda questo, Trevor. Può bruciarlo. Oh, grazie, Norman. Oh, ah! Il pulmino! Siamo su un lago. E il fuoco sta sciogliendo lo strato di ghiaccio! Presto, allontanatevi da qui, allontanatevi! Nel pulmino c'è la mia fotografia preferita di Norma! Dilys, siamo senza un riparo e non abbiamo più il fuoco! Se Moose non arriva con i soccorsi, ce la vedremo davvero brutta! È un'emergenza! Il pulmino è uscito fuori strada e abbiamo bisogno di aiuto! Per tutte le manichette aggrovigliate, il pulmino di Trevor è uscito fuori strada! Il pulmino di Trevor è uscito fuori strada! Dobbiamo intervenire subito!
soccorrerci, papà! Verranno presto, tesoro. Ascoltate! Stanno arrivando! Sì, è Sam il pompiere! Elvis, assicurati che tutti stiano a distanza di sicurezza. Penny, tu sta pronta con Jupiter. State indietro, per favore. Puoi azionare l'argano. Penny, vai in retromarcia in modo da aiutare il lavoro dell'argano. Pronta, agli ordini, Sam. E adesso ci beviamo il tè che abbiamo portato perché abbiamo bisogno di scaldarci. Oh, Trevor, sei riuscito a salvarla. Prego? Cosa ho salvato? La mia foto preferita. Lo sapevi, vero, quant'è importante per me? Oh, Trevor, sarai sempre il mio eroe. Non avrei sopportato di perderla. Quello è Norman quando era piccolo. Quanto è buffo tutto nudo. Devo ammetterlo, Moose. Hai fatto bene ad uscire nella tormenta in cerca d'aiuto. Sei stato proprio coraggioso. Beh, cosa vuoi che ti dica? Coraggioso è il mio secondo nome. Oh, no. In Canada la prima regola per sopravvivere in montagna è evitare di fare rumore perché causa le valanghe. State tranquilli, ho sempre una torcia con me. Oh no, l'ho messa in carica e mi sono dimenticato di prenderla. Mi è venuta un'idea! Conosci le tecniche di sopravvivenza, James? Ora sono veramente preoccupata. Se i gemelli si fossero persi con tutta questa neve. Sì, hai ragione. Chiamiamo subito Sam il pompiere. Oh, è veramente uno splendido marchingegno. Davvero bello, sì. Oh, un'emergenza! James e Sara risultano dispersi nella neve. James e Sara si sono persi nella tormenta. È proprio il lavoro ideale per Saturn. Sam, tu prendi Mercury. Penny ed Elvis, voi andate con Venus e portate Saturn. Ci terremo in contatto via radio. Andate! Che mi dici, Elvis? Nessuna traccia? Non ancora, Sam. Ma un momento. Quello che cos'è? È probabile che siano loro, ma sono in tre. Sam, forse li abbiamo trovati. C'è una grotta nel bosco, un centinaio di metri ad est rispetto a dove sei tu. Ok, vado subito, Elvis. Ehi, James! Sara, dove siete? Restate tranquilli, vi farò uscire immediatamente da lì. Grazie, zio Sam. Grazie, Sam. Come hai fatto a trovarci? No, non è un UFO, è una telecamera speciale che utilizza il calore per ritrovare le persone. Wow! Penny, Elvis, ci siete? Per fortuna Saturn è riuscito a trovarli, sono tutti sani e salvi. Come va? Tutto a posto, zio Sam? Sì, sto benissimo. Che buffo, sembri un orso polare. Orso polare, zio Sam, sei riuscita a vincere il concorso fotografico. Visto, il tuo intervento è sempre decisivo, perfino quando scivoli sulla neve. Incendio al supermercato di Dillis. Sam, ha chiamato la signora Price. E c'è anche un uomo in mare nella baia. Aspetta, Sam! Che succede? C'è un altro allarme. Sembra che ci sia un uomo in mare nella baia. Ci mandi Penny con la lancia. Sì, buona idea, Sam. Penny? Vado subito, signore. Ah!
È un incendio di natura elettrica, quindi dobbiamo prima di tutto togliere la tensione da quella parte. Vado subito! Tranquilla, l'incendio è stato spento ed è tutto sotto controllo. C'erano troppe spine su una sola presa, ecco dov'era il problema. Elvis ha ragione, Dilys. Devi sapere che è molto pericoloso sovraccaricare le prese. Bisognerebbe sempre evitare. Io ho provato a dirtelo che c'erano troppe luci, ma tu hai continuato ad insistere e insistere ancora. Scusa, mamma. Guardate chi stava nuotando nella baia! L'uomo in mare era proprio Babbo Natale! Oh, evviva! Avrò anche perso tutte le decorazioni, ma almeno ho ritrovato il mio stupendo Babbo Natale! Adesso me lo riprendo perché voglio metterlo sul tetto! Sul tetto? Ma scusa, quei pupazzi non andrebbero messi in giardino? Che cosa ti avevo detto, Norman Price? Ma dai, mamma! Norman Price? Io credo sarebbe il caso che Babbo Natale ci aiutasse a ringraziare questi vigili per quello che hanno fatto per noi. Sorridi, Norman. Sei stato gentile a regalare il tuo gonfiabile per la caserma. E per ringraziarti ho preparato queste tortine natalizie per te. Sì, Norman. Sei stato molto gentile e così tutti in città potranno vedere Babbo Natale. Sì, ecco, non vorrei essere egoista. Oh... Ehi, Norman, lasciane qualcuna per gli altri. In effetti, questo è il posto ideale per il tuo Babbo Natale. E poi qui non potrà sicuramente causare altri incidenti. Una tortina natalizia, signore? No, no! Oh! Grazie molte, Elvis. Dobbiamo chiamare Sammy il pompiere! Mamma! Mamma! Mike! Mike! Oh! Oh, cielo! Chiamo subito Sammy il pompiere! Signore, ce l'ho fatta! Finalmente ho addestrato Radar a consegnare il trofeo! Un incendio al supermercato di Dilys! Oh! C'è un incendio anche alla trattoria del pesce intero! Abbiamo due emergenze! Un incendio al supermercato Il Prezzo è Tagliato e un altro alla trattoria del pesce intero! Sam, tu ed Elvis vi occupate del supermercato! Io e Penny andiamo alla trattoria del pesce intero! Bene, signore! Si è verificato un cortocircuito, quindi bisogna staccare subito la corrente. Vado a staccare la corrente, signore! Se volete, ho preparato della cioccolata calda. Oh, niente di meglio Bronwyn, a Natale. Ci voleva proprio. Mike, Sam. Mi dispiace per gli incendi, Sam. Me ne sono andato prima di concludere i lavori. Abbiamo voluto troppe lucine, la colpa è anche nostra. Ci dispiace. Allora è anche colpa mia. Ho chiesto a Mike di mettere tante lucine. Beh, a questo punto ho paura che dovremo annullare la gara. No, ma per favore! Ma... Sam, niente gara significa niente trofeo. Beh, forse ci sarebbe una persona che si è meritata il trofeo. Il vincitore è...
il nostro Elvis riceve il trofeo come miglior addestratore di cani di tutta Ponti Pandi. Sì!